Ottima giornata per voi questa Epifania, che chiude dolcemente la porta alle feste lasciandovi sostanzialmente tranquilli. Probabilmente per voi tutto rimarrà come era, smart working, distanziamento e la prudenza che caratterizza il vostro segno centuplicata in fase pandemica. Vero, ancora per un paio di giorni avrete Venere in quadratura, che vi rende più ermetici nelle manifestazioni affettive ma mantiene calma e serena la famiglia. A vostro favore il trio Sole Mercurio Plutone in segno di terra come il vostro e lo stesso si può dire di Urano, che in tarda serata, quando la Befana lascerà i tetti della città, sarà raggiunto da Marte, dunque cinque astri nel vostro stesso elemento. Complimenti, per voi si apre un periodo dinamico e pieno di promesse. Siate sereni. Amore ed Eros, famiglia serena, pupi tranquilli, alle prese con i loro biscotti, i loro dolcetti, i loro giocattoli, partner presente e affettuoso. Ma che succede? State forse sognando? Sì, la Befana quest'anno realizza tutti i vostri desideri, perciò allargatevi e alzate il tiro. Chiedete la fine della pandemia, la ripresa economica, una nuova casa con giardino, un quattro zampe se ancora vi manca, e la fine dell'inquinamento. Perché la terra torni a respirare e a rivivere. Esosi, può darsi, ma bisogna avere il coraggio di chiedere, domandare è lecito. Realizzare, pura cortesia. Siete espansivi e briosi, l'ideale per riuscire a colpire il cuore di chi vi ha interessato solo qualche tempo fa. Se siete nati nell'ultima decade fidatevi del vostro intuito. Il buon aspetto di Urano e Plutone vi porta a osare e a essere sicuri di non sbagliarvi. Se siete nati della prima e terza decade, lavoro e denaro, casa perfetta, perciò l'albero e il presepe decidete di lasciarli ancora fino a domenica, peccato turbare la quiete di questa giornata con un'operazione che trovate sempre malinconia, doppiamente quest'anno. Al termine di feste tormentate dai problemi sociosanitari eppure, forse proprio per questo, ancora più intime e sentite. Strano ma vero per un segno stacanovista come il vostro? Ma oggi volete riposo assoluto, l'unica eccezione è qualche piattino speciale in cucina, ma solo perché cucinare vi diverte. Potete abbandonarvi anche alla gioia di spendere tanto, ma state pur certi, che la vostra prudenza avrà sempre la meglio e non vi consentirà di strafare. Benessere, magari l'aspetto non è uno splendore, bella forza con tutti questi giorni di lockdown, poco moto e tanti assaggini, vi vedete un po' gonfietti. Ma nulla di cui preoccuparsi, da domani si riprende la vita di sempre e di conseguenza anche il peso consueto. Giurin giuretta, non appena le palestre riapriranno sarete i primi iscritti, in ogni caso si può tornare a fare jogging al parco o se vi tocca lavorare e studiare in presenza, coprire il tragitto da casa rigorosamente a piedi o in bici. Per lei, ai vostri bimbi qualche giocattolino di poco prezzo, retaggio dei vostri ricordi infantili. Ma paradossalmente sarà quello a cui faranno più festa. Perché è l'unico, dopo la profusione di pacchi e regaloni natalizi, che li hanno confusi. Per lui, domani si torna a lavoro perciò questo giorno di vacanza ve lo gustate doppiamente, come tutti i modelli unici, ultimo di una serie. E ora, fino a Pasqua, basta ferie. Ma mancano ancora tre mesi. Colore delle emozioni, rosso lacca. Barometro dell'umore. Soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 8. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo. Che bello chiudere le feste con la luna protagonista nel vostro segno, buona amica del vostro astro guida Venere in sestile. Vero, del Sole, Mercurio e Plutone, terzetto troppo serioso per i vostri gusti non potete dire lo stesso ma ora che avete il trigono di Giove dalla vostra parte, la serenità abita in casa vostra. La notizia più bella però arriva in serata. Poco prima di mezzanotte, quando la Befana insieme alle feste si porta via anche il rosso Marte, che tanto filo da torcere vi ha dato negli ultimi sei mesi, infiammazioni, tensioni, litigi, problemi di ogni genere, è ora di lasciarveli alle spalle,
o almeno provateci, amore ed eros, basta litigi di coppia e bronci in famiglia, ormai lo avete capito, il sentimento è ancora profondo e tiene, siete come un mare agitato in superficie ma calmo in profondità, perciò rassegnatevi, niente avvocato divorzista, rimarrete insieme ancora per un bel pezzo. Almeno fino al centesimo compleanno, frasi affettuose e un regalino scherzoso per concludere le feste in dolcezza, simpatica e perdonabile oggi anche l'intrusione di genitori e suoceri, che portano un regalino ai bimbi e scappano subito via, distanziamento è ancora la parola chiave, avete individuato la vostra anima gemella ma non riuscite a esprimere il vostro interesse verso di lui o lei, non vi scoraggiate e dichiaratevi, esibendo tutto il vostro naturale fascino, chi vi ha toccato già il cuore qualche tempo fa, non tarderà a farsi avanti. Lavoro e denaro, niente lavoro oggi, a meno che non siate di turno o non operiate nel volontariato, tempo libero tutto dedicato ai vostri figli e ai loro giochi, o se il pupo ancora non c'è a dare un tocco più elegante e sofisticato alla vostra casa con qualche lavoretto fai da te. Con il bricolage siete abilissimi, perciò non vi perdete l'occasione per creare qualcosa di bello e di nuovo, musica romantica o classica di sottofondo. A questo quadretto perfetto non deve mancare proprio nulla. Il pianeta delle risorse, Plutone, in aspetto difficile con il vostro segno, non vi permette di lanciarvi nelle spese dei saldi come voi vorreste. In particolar modo se appartenete alla prima decade, fate attenzione e sappiate essere più prudenti. Benessere, finalmente l'emicrania e gli stati infiammatori che vi hanno tanto messi in allarme, o comunque disturbati, stanno per levare le tende, dunque campo libero alla serenità e alla salute. Aspettate però a cantar vittoria al 100%, ancora qualche strascico dovrete metterlo in conto, un residuo di tosse, la scia di un'influenza, un po' di lombaggine, specie nelle giornate più umide e fredde. Ma questa è normale amministrazione. Per lei, basta polemiche col vostro lui, finalmente si firma l'armistizio, se non lo fa niente dolciumi nella calza. E col vocabolo dolciumi si intendono anche i vostri bacini. E molto di più. Per lui, una lettera d'amore infilata nella pantofola, sorpresa piacevolissima, non è stata la Befana ma la vostra lei, cosa che per un maschio normale, attratto dell'avvenenza, è doppiamente rassicurante. Colore delle emozioni, bianco rosato. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 7. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.